Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Archizon. Grazie per essere qui ancora una volta con me per un video sul fai da te. Ok, oggi costruiremo questa smerigliatrice limatrice utilizzando il motore di un hard disk. Ok, questo l'ho prelevato da un vecchio computer, non so neanche se funziona, non ho proprio idea. Ok, ci dobbiamo procurare un giraviti adatto a rimuovere queste particolari viti esagonali. Ok, io ho già preso il kit, ho già posizionato l'adeguata punta. Ok, andiamo a rimuovere tutte le vitarelle. Ci siamo quasi, ne mancano soltanto ho messo giù la vite segreta qua da qualche parte. Ok, tra poco con grande sorpresa apriremo la scocca dell'hard disk e scopriremo un nuovo mondo. Cosa c'è in un hard disk? Un Oompa Oompa, si chiama così? Oompa Oompa della fabbrica di cioccolato. Vediamo una cosa fighissima, adesso facciamo ruotare il piatto dell'hard disk. Ok, cerchiamo lo spinotto funzionante, che ho fatto un casotto prima. Ho fatto un casotto spaziale. Ok, sono deformate le... Wow. Pazzesco, velocissimo. Ok, sono riuscito a fare un collegamento dignitoso tra l'hard disk e l'alimentatore. Accendiamo l'alimentatore. No ragazzi, è velocissimo questo motore. Una cosa pazzesca. Adesso dovrò andare a rimuovere. Dovrò andare a rimuovere queste tre viti, questa testina, estrarre il disco, poi prenderemo della carta vetrata e taglieremo un pezzo a forma di disco. Ok, quindi procediamo con lo smontaggio della testina. Ok, rimuoviamo questi magneti che sono potentissimi. Ok, ce l'ho fatta! Va bene, ok, rimuoviamo pure la testina. Rimuoviamo anche la testina. Ci vuole un giravite a taglio. Ok, ho recuperato un giravite a spacco. Sono sicuro che questo giravite avrà più anni di alcuni di voi. Quindi terrà 15-20 anni. Questo giravite lo ricordo da tempo in memore. Ma questo non ha importanza, non sarà necessario procurarvi un giravite storico. Con grande fatica ho rimosso il gruppo testina, è rimasto diciamo il piatto più il circuito di controllo del motore. Ok, vediamo se tutto continua a funzionare o esploderà l'edificio. Io spero che esploda l'edificio, così sarà un video spettacolare. Farò un botto di views, così divento ricco dall'oltretomba. E comunque sarà un record, finirò nelle classifiche i youtuber più ricchi morti. Cioè, sembra un record, no? E resterà imbattuto. Chi è che si vuole suicidare per un record? Accendiamo. No, non so se decolla, taglia la testa a qualcuno. Prendiamo
i piatti della disc. Ah, ce n'è soltanto uno. Wow! Wow, fighissimo. Ok, adesso prendiamo la carta vetrata, ci piazziamo questo sopra e con uno strumento affilato ne tagliamo una sagoma. Eccoci qua, ho tagliato un disco perfettamente della stessa grandezza del piatto del hard disk. Questo contiene tutti i dati sensibili. Ok, adesso dobbiamo non fare altro che rimontare il tutto nella stessa posizione. Ok, e avremo una super smerigliatrice a 4 dimensioni, ma pure a 7, potentissima, che taglia pure l'acqua. Ok, rimontiamo il tutto senza dire stupidaggini. Vabbè, per me è impossibile, però ci possiamo lavorare. Troppo piccolo queste viti. Manca l'ultima minuscola. Perso una vite minuscola. No, non era questa. Ah, eccola qua. L'hard disk smerigliatore a 3016 dimensioni. Ok. Ok ragazzi, siamo pronti. O sarà un grande successo o sarà una grande figura. Connessione! Per il potere conferitomi come unico dio del mio mondo. Hello.